Mi sa che guarderò Ninna e Matti. Ok, qua ci sono tutti i loro video. È mezz'ora che guardo questi video. Voglio vedere cosa c'è su internet su Aki Waki. Ciao, vuoi che venga a casa tua? Che cosa hai combinato, Giorgia? Per sbaglio ho cliccato invio sulla foto di Aki Waki. Babbo, a me non mi sembrava una pubblicità. Credo. No, avete sentito? Dove sarà, Giorgia? Dove sarà? Mamma mia, ragazzi, è veramente paurosa la cosa qui. Guardate, lì c'è il babbo che gioca come sempre, 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 sempre al cellulare. Ma adesso le faccio un bellissimo scherzo. Non ce l'aspetterei mai. Lo scherzo che avevo intenzione io di fare al babbo è che mi disegno una zanzara sulla mano e gli do uno schiaffo enorme. E quando lui si arrabbia gli dico: ma io ti ho schiacciato solo una zanzara. Ok, così gli faccio le zampine. Ma invece di essere una zanzara mi sembra una formica. Vabbè, intanto il babbo non lo sa. Aia! Ah, ma che combini? Babbo, ci avevi una mosca. Fammi vedere, ma quanto era grossa questa mosca? Oh. Fammi vedere. Mi hai preso in giro. L'hai disegnata. Mannaggia, se ti prendo però. Se ti prendo, vieni qua, vieni qua. Basta, Giorgia, mi hai stufato con tutti questi scherzi. Perché non fai qualcosa? Perché non va a fare i compiti? Babbo, lo sai che io mi stavo annoiando e quando io mi annoio mi piace farti gli scherzi? Comunque i compiti li ho già fatti, adesso cosa devo fare? L'hai fatti tutti i compiti? Sì, babbo! E quindi adesso che cosa vorresti fare? Non lo so, fammici pensare. Idea! Siccome sono stata brava a fare tutti i compiti, basta andare a vedere YouTube? Ok, Giorgia, però ti raccomando, devi guardare solo YouTube. Non voglio che fai nient'altro. Guarda solo YouTube e soprattutto cose da bambini. Ti raccomando. Grazie, babbo! Ti prometto che guarderò solo cose da bambini. Finalmente me la sono tolta tra i piedi. Così ora lei sta a guardare YouTube e io mi guarderò il mio cellulare. Ho tutti i computer per me. Ma cosa posso guardare? Vediamo. Mi sa che guarderò Ninna e Matti. Ok, qua ci sono tutti i loro video. Mamma mia, è mezz'ora che guardo questi video. Voglio vedere cosa c'è su internet su Aki Waki. Intanto non mi vede, è sempre a giocare con il cellulare. Aki Waki. Quanti ce ne sono? Wow, ce ne sono troppi, tantissimi. Che c'è scritto qua? Ciao, vuoi che venga a casa tua? Quasi quasi lo faccio venire. Però ho visto quando va a casa degli altri bambini gli fa paura. Forse è meglio che non lo faccio venire. Che cosa ho combinato? Ho schiacciato invio senza volerlo e adesso Aki Waki verrà a casa mia. No! Adesso che le lo dice al babbo che Aki Waki verrà in casa? Aiuto! Babbo, ti devo dire una cosa. Ho combinato un guaio. Che cosa hai combinato, Giorgia? Per sbaglio ho cliccato invio sulla foto di Aki Waki ed è comparsa una scritta con scritto: ciao Giorgia, vengo a casa tua. Però Giorgia, io ti avevo detto di andare a vedere solo i video su YouTube. Che ci facevi nelle altre pagine? In ogni caso, magari quella che ti è apparso è solo una pubblicità. Babbo, a me non mi sembra.
Il campanello? Aspetti ospiti? No. Neanche io. No, neanche io. Andiamo a vedere alla porta. Ma chi sarà a quest'ora? Ad aprire la porta, babbo. Vediamo chi ci cerca a quest'ora. Apri, apri, che non vedo niente io. Nessuno. Mi sa, Giorgia, che qualcuno ci ha fatto uno scherzo. Ha suonato il campanello e poi è scappato. Lo fanno spesso i bambini. Su, dai, chiudi la porta, Giorgia, basta. Andiamo. Ma suona. Ma apri, ma allora, scusa, ma chi è? Non c'è nessuno ma qui alla porta. Non c'è nessuno, infatti. Giorgia, ma che cosa hai comprato? Aki waki, è chiarissima, io pensavo che era solo un pupazzo come avevi detto te. Ma infatti non può essere che già lui è arrivato già a casa. Anche perché se tu compri una cosa è arrivato dopo 24 ore, non dopo un'ora. Vero. Dimmi un po', Giorgia, che cosa c'era scritto nel computer. Ma c'era scritto davvero: ciao Giorgia, vengo a casa tua. Ma non è che era pubblicità? No. Che Giorgia? È stato? Ho paura. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Magari sarà il cane. No, il rumore è venuto dalla cucina, andiamo. Andiamo, andiamo. Allora, Giorgia, io non vedo nessuno, non vedo nessuno e non vedo niente. Qui io. C'è il computer che tu stavi prima guardando e sa che cosa hai combinato. Giorgia, io non sento niente. Guarda, secondo me è stato magari il vento che ha spostato qualcosa fuori, non lo so. Allora, guardiamo sotto il tavolo perché a volte qualcuno, no, se una cosa piccola si nasconde sotto il tavolo. Dai, e cercala, io però l'ho sentito il rumore, da qualche parte veniva questo rumore. Ragazzi, io l'ho sentito il rumore, sentivo tipo delle sedie sbattere, però non si trova nessuno. Oh, oh, Giorgia, ma chi è? Ma chi è? Non lo so, ma mi è venuto l'infarto. Andiamo a vedere, io l'ho sentito da qui il rumore, Vediamo, vediamo se, ma guarda, forse è qui. No, ma qui non c'è nessuno. Giorgia, riguardiamo fuori, ma io non ho visto nessuno, Vediamo fuori, apri, ti aiuto io, No, non c'è nessuno. Ma fammi vedere perché magari qua qualcuno. No, non c'è nessuno, Giorgia. Eppure, come può essere? Io l'ho sentito. Tu l'hai sentito i rumori? Sì. Ragazzi, voi l'avete sentito i rumori? Oh, il campanello. No, io apro io perché questo, tu nascondi, Giorgia. No, e non c'è nessuno, mamma mia. Mamma. Giorgia, non è che mi stai prendendo in giro, stai facendo qualche scherzo come il solito fai tu? No, io ero con te, non ho fatto niente. Io guarderei sotto il divano. Vediamo un attimo. Aiuto, mi devo distrarre. Oh, oh, ragazzi, io mi sto mettendo veramente paura. Guarda, sono questi rumori strani che siamo io e solo. Giorgia, la mamma è andata a lavoro, giusto? Sì. Ragazzi, siamo solo io e Giorgia e il cane. Non è che è lui, Giorgia? Non è che è lui? No. No, perché i rumori sono troppo forti. Veramente, guarda, io mi sto mettendo veramente paura. Giorgia, ma sei sicuro che c'era scritto solo quello nel messaggio? Si è chiusa la porta! Giorgia! Si è chiusa la porta da sola! Sarà stato il vento! Che dici? Sì. Andiamo a vedere? Sì. No, aspetta! Ma la finestra è chiusa! Come può essere il vento? Giorgia, io comincio a avere paura! Che cosa hai comprato, Giorgia? Niente! Ho comprato anche voi che si messi! No! No! Ragazzi, non so voi, ma io mi sto mettendo veramente paura! Te, Giorgia? Tantissima paura! Si sentiva a sbattere le sedie, la porta si è chiusa e si è aperta. Giorgia, io direi di fare una cosa. Io ho paura, tu hai paura, ma la mamma ha più paura di noi. Meglio che quando torna non glielo diciamo alla mamma. No, avete sentito? No, no, ragazzi, dov'è? Giorgia, sì, allora, ragazzi, io ho sentito una voce e veniva dalla cucina. Giorgia, sarà in cucina, Giorgia! Ascolta un attimo. Oh, mamma mia, Giorgia, a me mi fa paura per questa cosa. Mi fa paura tantissimo. No, non c'è sotto il tavolo. Abbiamo controllato anche prima. Sarà nel salotto. Forse si è nascosto di nuovo nel salotto. Andiamo. Nessuno. Dove sarà, Giorgia? Dove sarà? Mamma mia, ragazzi, è veramente paurosa la cosa qui. Ragazzi, io lo sto cercando dappertutto, ma non lo vedo, non lo trovo. Ragazzi, qui la cosa si sta facendo veramente spaventosa. Se vi cava di trovarla a giro o anche sul computer, vi raccomando di non cliccare, di non salutarlo, di non comprarlo addirittura. È veramente spaventosa la cosa, ragazzi. C'è Giorgia che verrà. Che è successo, Giorgia? La foto di Aki Waki sul tuo computer. La fotografia? Dove? Qui.
Ma questo è lui, Giorgia? Sì! Ma è proprio... Ma che dentoni c'ha? Giganti molto brutti. C'è scritto una delle cose. Giorgia! Ok? Ascolta la mia voce. Che vuol dire? Boh! Oh, ascolta! Sono in casa tua, ho visto tutte le stanze, sotto le torri, ho giocato con i tuoi giocatori. Sei in camera, andiamo! Giorgia, allora apri questa camera! Ma chiusa a chiave! Perché hai chiuso la porta a chiave, Giorgia? No, io no! Come? Non l'ho chiusa a chiave! Vediamo, è chiuso! Giorgia, apri la porta! Dove sono le chiavi? Beh, allora, spiegami perché hai chiuso la porta a chiave! No, io non l'ho chiusa, forse è stato Kiwaki! È chiusa, come facciamo ad aprire la porta adesso? Non con i miei giocattoli, uffa! Hai sentito? È in camera, ragazzi! Ragazzi, è in camera! Guardate, ragazzi, è veramente spaventosa qui la cosa! Aiuto! Giorgia, però bisogna prendere le chiavi, bisogna aprire questa porta per forza, perché sono un po' curioso di sapere se qui... Aiuto! Aspetta, ci penso io ad aprire la porta. Giorgia, stai attenta, eh! Stai attenta! Si è aperta! Apri piano piano! Giorgia, apri piano piano, perché se spunta tipo come nei film, mi fa fare la cacca addosso! Piano! C'è un pacco. Scommetto che è il pacco che avevi comprato tu prima, eh. Sarà qui dentro lui? Apri piano piano. Apri piano, perché... Ma prima si sbircia. Vai. Piano piano. Ah! No, ero io, Giorgia, ero io. Ero io. Piano piano, Giorgia. C'è qualcosa. Ma ci sono dei fogli. Come? Ci sono dei fogli. Ah! Un'altra lettera? Chi l'ha scritta, Giorgia? Io no. Grazie Giorgia per avermi fatto giocare con i tuoi amici. Allora, abbiamo deciso di nasconderci in casa tua. Firmato Akiwaki. E chi si mise? No! Scappiamo, Giorgia, aiuto! Ragazzi, come avete capito, in casa ci abbiamo Akiwaki. Per chi non ci conosce, io sono Salvo e io sono Giorgia. Continuate a seguirci per sapere come andrà a finire. Ragazzi, se ancora